Sport e tecnologia. Inutile negare che questi due mondi siano separati. Materiali migliori, migliori tecniche di preparazione e di conseguenza migliori analisi e prestazioni sono ormai richiesti a tutti i livelli, dall'appassionato della domenica al professionista. In quest'ottica la Football Club Bari ha voluto ampliare le proprie conoscenze avviando una collaborazione con il laboratorio Solu Labs e consentire così di accrescere gli strumenti con i quali valutare i singoli atleti. Personalizzare e pianificare i programmi di allenamento e migliorare la performance e non per ultimo ridurre le probabilità di infortuni sportivi. E noi di questo siamo particolarmente orgogliosi, soprattutto perché in Italia siamo tra i primi a portare avanti questo progetto che attualmente vede alcune società europee impegnate con lo stesso scopo e tra queste il Real Madrid. I locali che stiamo mettendo a disposizione per questo progetto sono addirittura più grandi di quelli che hanno usato quelli del Real Madrid, quindi motivo d'orgoglio per noi e soprattutto anche per la società che sta portando avanti questo progetto. Nulla di invasivo farmacologico, sia ben chiaro, ma tutto attraverso telecamere, sensori, pedane. L'atleta così ha la possibilità di essere valutato attraverso studi sul proprio sforzo muscolare. Lo scopo è quello di migliorare le prestazioni, ma anche ridurre gli infortuni o intervenire per la riabilitazione post-trauma. Buongiorno. Vieni, iniziamo con le piccoli elettrodi, valutiamo il sistema temporomandibolare. Ti faccio accomodare sulla sedia. Ok. Allora, devi semplicemente stringere un attimo, serrare. Ok. Ok, perfetto. Vai, bravissimo. Però di Ritorno al Futuro. Star Wars, veramente. Veramente. Bravo. Sto andando a vedere quanto effettivamente i tuoi muscoli temporali, quindi il massetere e il temporale, destro e sinistro, si sono attivati. Ok. Questi muscoli possono andare a influenzare tantissimo sulla tua stabilità posturale. Adesso mettiamo questo sensore in posizione del sacro. Ok. E devi semplicemente camminare. Ora sono freddo, non mi sono scaldato. E queste mi mostrano quanto hai saltato, la forza con cui hai staccato, la forza di impatto, la massima potenza concentrica, la velocità media della forza concentrica e poi mi mostrano anche la velocità di picco e la velocità di stacco. Adesso facciamo anche il salto con contromovimento. Questo è quello che esce dal counter e ora ho anche l'indice della tua elasticità perché dalla differenza, dal rapporto tra il salto che hai fatto prima e il salto che hai fatto adesso riesco anche a calcolare, cioè il computer calcola la tua elasticità. Oh,
Questi servono soltanto perché al computer viene ricostruita la tua posizione. Cioè, le telecamere hanno degli algoritmi tridimensionali, quindi da un'immagine bidimensionale ricavano l'immagine tridimensionale. Pazzesco. Ok. Praticamente, Marino, queste sono le piattaforme. Queste qui sono le piattaforme su cui tu hai corso, sono 8 e non vedi, e registrano le tue pressioni plantari. È una tecnologia pazzesca, da provare assolutamente.